Salve, cerca qualcuno? Sì, ho una raccomandata espressa per il signor Jeffrey Wyatt e ci vuole la sua firma. Va bene, aspetti, vado a chiamarlo. Salve, cerca qualcuno? Sì, per favore, può chiamarmi Jeffrey Wyatt? Certo. Grazie. Salve, cerca qualcuno? Molto divertente. Muoio da ridere. Devo vedere Jeffrey Wyatt. Può chiamarlo? È così difficile? Non c'è problema. Ci siamo alzati un po' storti, eh? Buongiorno. Cerca qualcuno? Devo vedere Jeffrey Wyatt. Jeffrey Wyatt. Certo, glielo chiamo subito. Jeffrey Wyatt. Buongiorno. Cerca qualcuno? Ma... può firmarmi qui? Può farmi il favore di firmare, grazie? Firmi Jeffrey Wyatt. Così, Jeffrey. Bene. Grazie. Ecco la sua lettera. Basta. Questa è l'ultima che vi recapito. I Wyatt, questi me li segno. Non dimenticherò mai questa famiglia. La famiglia dei giocherelloni. Alle mie spalle. Non mi vedranno più. Più. Dio mio, quel fattorino è proprio matto. Già, era carino. Lisa. Ma dove andà? Per caso c'è una lettera per me? Oh. Papà, è tanto importante quella lettera. Beh, è di un avvocato delle Hawaii. Riguarda l'eredità di zia Silvia. Jesse, hai visto il mio golfino nuovo? Beh, l'ha preso Lisa. Uffa, l'ha preso e non l'ha rimesso a posto. Credo l'abbia lavato. L'avrà messo nell'asciugatrice. Papà... Il processo di familiarizzazione tra matrigna e figliastra dovrebbe iniziare molto prima delle nozze. Se il legame non viene stabilito prima della cerimonia, o perlomeno subito dopo, il rapporto potrebbe venire danneggiato irrimediabilmente. Irrimediabilmente. Ciao. Oh, mi hai spaventato. Che stai leggendo? Niente, suggerimenti per la cerimonia. Sei nervosa, vero? Paralizzata. Allora, Lisa, come vanno le cose? Bene. Hai visto il mio foulard à pois? No, non l'ho visto. Ma posso aiutarti a cercarlo? O prestarti il mio? O possiamo andare al negozio a comprarne un altro? Oppure se... Metterò quello a righe. Ah. Pronto? Sì, sono io. Ah, hai cambiato il volo? 311 Honolulu. Bene. La cerimonia è tra due giorni. Paralizzata. Va benone, per ora basta. Devo fare un salto in merceria. Torno subito, Megan. Ciao, Susan. Ciao, grazie. Ciao, ragazze. Ciao. Lisa, Megan ti cerca. Le hai detto del golfino. Io non gli ho detto l'avvocato niente. Milton, Ben Milton. Guarda qua. Ah, signor Milton, Jeffrey Wyatt. Beh, l'hai messo nella sua... Bene, bene, sì, sì, ho avuto la sua... È l'ultima volta che fai una cosa almeno del genere. Almeno provalo. Mi scusi, non la sento. No, non è la comunicazione. Ragazzi! Si è ristretto solo un po'. Sì, sì, effettivamente ero un po' curioso. Potevi almeno dire, mi dispiace, scusa. Per l'eredità. Mi dispiace, scusa, potevate non aggredirmi. Ma io non ti ho aggredito. Jesse, piantala, abbassa la voce. Perché te la prendi con me? Io non ho fatto niente, sono loro. Ogni volta che discutono mi mettono in mezzo. Tesoro, vieni qui. Scusami, non volevo alzare la voce. Ma sono al telefono. Mi scusi, signor Milton, stava dicendo... Che stava dicendo? Signore della famiglia Wyatt, attenzione! Abbiamo appena ereditato un albergo. E indovinate dove? Alle Hawaii. Cosa? Hawaii? Davvero? Quello di zia Silvia? Quello di zia Silvia, me ne ho parlato un'infinità di volte. È un posto bellissimo, ci andavo sempre da ragazza. In stile coloniale, con magnifici porticati, prati verdi. Una meraviglia. È proprio in riva all'oceano, con una spiaggia privata. Jeffrey! Beh, andiamoci, no? Andarci, ora. Hai detto che è nostro, no? Perciò non dovremmo pagare nemmeno le camere. Potresti ballare con le hawaiane sulla spiaggia, papà. No, 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 ragazze, scusate. Certo, a tutti piacerebbe saltare su un aereo e andarci adesso, ma io e Susan vorremmo... Tesoro, facciamo scalo alle Hawaii andando in Australia. Perché non le accontenti? Beh, facciamo così. Ne parliamo più tardi, eh? Ne parliamo più tardi. L'ho già sentita questa. Eh già, è il modo più comodo di dire no.
Oh, Jeffrey. Cosa? Ma non lo vedi? Sono così delusa. Ma sì, prima o poi ci andremo, dopo che saremo stati un po' insieme qui. Ma dai, gli passerà. Sono sicuro che fra due ore staranno già pensando a un'altra cosa. No, è che non vorrei che pensassero che non mi interessano i loro desideri. No, no, ti spiego, ho letto, ho sentito che è importante, importantissimo, creare un legame, passare del tempo insieme. Sì, hai assolutamente ragione. Infatti abbiamo tutta la vita per farlo. E potrei cominciare subito dopo la luna di miele. Tanto vale che ce ne scordiamo, tanto è inutile, non si convincerà mai. Peccato, perché Susan invece voleva portarci. Lo so che Susan voleva portarci, ho visto cosa legge in questi giorni, è un biglietto di prima classe per il paradiso. Sì, lo so, avrei dovuto insistere di più. No, Susan, non sei tu, tu sei stata grande. È solo che, beh, quando ho pensato che potevamo andare alle Hawaii tutti insieme, sì, mi si è allargato il cuore. Saremmo stati una vera famiglia, capisci? Noi non l'abbiamo mai fatto. Mi è dispiaciuto tanto che papà abbia scartato a priori l'idea. Ad ogni modo, io non so come l'abbiano presa Meghan e Jessie, ma... Beh, tu credi che... Oh. Parlerò con tuo padre. Beh, se proprio vuoi. Certo. Oh, Jeff. Tesoro, è la nostra luna di miele. Ecco, non si portano i figli in luna di miele. No, il separé va dall'altra parte. Ma non saremo proprio in luna di miele finché non saremo in Australia. Hai ordinato tu il tavolo rotondo. Partire con noi per loro sarebbe così importante. Non credo che sia una questione di affetto. La verità è che vogliono vedere le Hawaii. Ma certo che le vogliono vedere. Voglio dire, tu hai parlato loro per anni di questo albergo, delle estati meravigliose che hai passato laggiù. Insomma, è comprensibile che muoiano dalla voglia di vederlo. Tesoro, io lo so che le tue intenzioni sono buone. Anzi, sono molto più che buone. Sono tutte qui le sedie. Però questo è un momento tutto nostro. E se dovremo tenere continuamente d'occhio le ragazze, no? Mi scusi, ma noi abbiamo ordinato più sedie. Sì, ci deve essere uno sbaglio. Credo che non siano i nostri mobili. Infatti. Susan, vuoi tu prendere Jeffrey come tuo legittimo sposo per amarlo e onorarlo finché morte non vi separi? Sì, lo voglio. Io vi dichiaro marito e moglie. Può baciare la sposa. Novità sul fronte viaggio? No, non ancora. Lo sapevo che non funzionava. Odio tagliare la torta. E poi mia sorella ha detto che verrà dopo qualche giorno. Così avremo del tempo per noi alle Hawaii. E Sharon potrà tenere d'occhio le ragazze quando saremo in Australia. È una magnifica idea, non credi? Un bel sorriso. Benvenuti alle Hawaii. Grazie. Allora, finalmente. Io. Benvenuti alle Hawaii. Grazie. Salve, salve. Ehi, è fantastico. Benvenuta. Aloha. Grazie. Lo sai, portare le ragazze con noi è stata una delle migliori idee che abbia mai avuto. Ah, l'hai avuta tu, eh? Sì. Ah, vedrai, sarà divertente. Passeremo tanto tempo insieme. Impareremo a conoscerci. Saremo una vera famiglia. Le cartoline. Ragazze... La tavola da surf. Lisa. Ecco il bagaglio. Per me. Ciao. No, questo è... Ciao. Grazie. Io? Sì. Grazie. Sai, mi piacerebbe fare due chiacchiere con te, ma parlare non è certo il mio forte. Sì, sì. Peccato. E dove andrai a stare? Hotel Wyatt a Manoa Bay. Ah, lì è l'ideale per il surf. Sicuramente ci vedremo. Sicuramente. Mamma mia, quegli occhi mi fanno proprio impazzire. È carino, certo che è carino. Ma scemo, carino, inaffidabile e scemo. Come fai a dirlo così presto? Perché ci sono passate un milione di volte, li attiro gli scemi. Uno scemo? Hai conosciuto un nuovo ragazzo? Allora perché continui a uscirci? Perché i geni somigliano tutti a Woody Allen. Faccio a salire. Per me Woody Allen è carino. Carino, andiamoci piano.
Non ti è mai venuto in mente che forse c'è un motivo se cambi un ragazzo alla settimana? Non ci posso credere. A cosa? C'è l'Uli Uli Ula Festival questa settimana. Oh, magnifico, magnifico. Ha l'aria di essere emozionante. Forse dovremmo andarci. Forse. Non possiamo mancare. È il supercampionato dell'Uli. Ah, eh? Fantastico. Non ho ragione? Non lo so. Detesto quelle cose. Beh, io vi partecipavo sempre, tutte le estati. Oh, dovevi essere delizioso col gonnellino di paglia. Pronte, ragazze? Oh, we're going to the Hookie Land. Everybody loves the Hookie Lounge, where the mountain and the cowboy is a big blue owl. And we throw our nets out into the sea, and all the yummy yummy come swimming to me. Oh, we're going to the Hookie Lounge, to the Hookie 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 Lounge. Si fermi qui un secondo, voglio godermi lo spettacolo. È questo qui. Oh, non può essere vero. Avete prenotato qui? Oh, no, no. L'albergo è nostro. Oh. Tenetela pure la mancia. Vi servirà. Beh. Cacolo, ulele, ue, ue. Comunque ci sono dei bellissimi alberi, non trovate? Già. Oh, è un tantino diverso da come l'ha descritto papà. Altro che se lo è. Lulled by the moonlight, have all passed away. Voi dovete essere i Wyatt, vero? Sì, sì, esatto. Io sono Chuck Schutz, sono il direttore, ci siamo parlati al telefono, ricorda? Ah, il direttore. Queste sono le mie figlie, Lisa, Megan e Jessie. Salve. 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 Beh, una va bene, due sono ancora meglio, ma tre è il numero perfetto. Belle ragazze, Jeffrey, deve esserne molto orgoglioso. Sì, grazie. E questa è mia moglie Susan. Deve essere orgoglioso anche di lei. Allora, adesso vi sistemo, eh? Ah! Non morde! Mi scusi. Che schifo. Mi ha spaventato. Non lo so, sono un po' preoccupata per Megan. Perché? Mi sembra così sola. Sai, anche io pensavo la stessa cosa, ma adesso sono convinto che... che le piaccia stare da sola, non so per quale motivo. Eppure, mi piacerebbe aiutare Megan ad essere più aperta. Non lo so, dovrebbe farsi degli amici e magari trovarsi un ragazzo. Oh. A proposito, ho chiamato gli organizzatori dell'Ula Festival e hanno accettato di inserirmi nel gruppo dei concorrenti. Eh? Jeffrey, hai davvero intenzione di danzare? Ma certo. Sai, ogni danza racconta una storia. Io pensavo di portare te e le ragazze e danzare per voi la storia della nostra famiglia fino al giorno in cui ci siamo sposati. Oh, tesoro. Per la miseria. Guarda là. Non ci posso credere. Ho inciso quelle iniziali più di 25 anni fa. Chi è WB? Wendy. Birkenbeck. Oh, ma che bel nome. Forse ti andrebbe di danzarmi quella storia. Perché no? Vediamo. E magari speri anche di rincontrarla. È l'unica ragione per cui sono tornato in questo paradiso. Oh, ma davvero? Ma certo, Wendy mi deve ancora 75 centesimi. Oh, no. Signorina, lei lavora qui? Beh, non esattamente. Ah, che fortuna aver catturato la sua attenzione. La mia cameriera sembra avere impegni più urgenti. Senza dubbio sta studiando un nuovo propellente per razzi. Posso sperare che lei non sia ugualmente distratta? Io stavo andando in lei viaggio. Lei è nuova veramente di qui, vero? Beh, l'albergo è proprietà di famiglia. Mio padre e la mia matrigna l'hanno appena ereditato. Oh, sì, sì, lei deve essere una Wyatt. Bene, io sono Charlotte Brink, ma lei può chiamarmi signora Brink. Dunque, oggi è martedì.
E ogni martedì, come lei imparerà presto, io comincio con un melone maturo tagliato in 4 parti uguali e quindi spolverato leggermente di zucchero. Spolverato, mi raccomando. Signorina spera forse di stupirmi con la sua memoria fenomenale se non scrive l'ordinazione? Sì. Sì. Allora, mi ha chiesto un melone. Un melone, sì. Con che cosa spolverato? A quanto vedo abbiamo cominciato piuttosto male. Fortunatamente, mia cara, io sono famosa per la mia pazienza. L'albergo ha un gran bisogno di venir ripulito e ridipinto. Sapete, l'aria di mare è un disastro. Bisogna ridare la vernice ogni anno. È davvero triste vedere un posto così bello ridotto in questo stato. Chissà quanti soldi ci vorranno per riuscire a rimetterlo in piedi. Vi presento Keo, lavora qui part-time. Ciao. Ciao. Sono riuscito ad aggiustarla, Jack. Magnifico. Dunque, dove ero rimasto? Ah, sì, l'impianto elettrico è rovinato e le tubature sono tutte arrugginite. Ah, poi c'è il legno, è tutto tarlato. Sì, però guardate quello che è ancora qui. Insomma, è un posto davvero meraviglioso. E poi la qualità della costruzione, come si faceva una volta. Voglio dire, siamo di fronte a un pezzo di storia. Non ci sono molti soldi. Non bastano nemmeno per ridipingere l'albergo. In media quanti clienti ospitiamo di solito? Dunque vediamo, adesso abbiamo un totale di 8 ospiti. Però togliendo lei e la sua famiglia, diciamo che attualmente ammontano a 3. Ma com'è possibile? Un tempo la gente aspettava dei mesi per poter venire in questo albergo. Che diavolo è successo? Hanno costruito un nuovo albergo sulla spiaggia, quindi abbiamo avuto un aumento della concorrenza, con il naturale conseguente calo dei grossi guadagni, il che ci ha portato al totale inevitabile esaurimento della liquidità. In altre parole, questo è il lato oscuro del capitalismo. Questo è il lato chiaro del fallimento, direi. Complimenti, mia cara, che bel disegno. Sai, anche mio figlio è un artista, proprio come te. Ah, davvero? Sì. Oh, che sbadata. Permettetemi, sono Becky Harris. Noi abbiamo affittato una casa qui vicino, sulla spiaggia, sa? Io sono Susan Wyatt. Molto piacere di conoscerti. Megan, figlia di mio marito. Ciao, piacere. Megan. Beh, mio figlio Tim ha all'incirca la tua età. È molto dolce e sensibile, soltanto un po' timido. È difficile per lui fare amicizia con i ragazzi della sua età. È anche lui un artista, sul serio. Ah! Oh! Ah. Beh, Megan, forse ti piacerebbe... Sicuro. Mi dia il suo numero di telefono, lo chiamerò. Oh, ma che bella idea, d'accordo. Lo scriva pure lì. Tanto è solo uno schizzo. D'accordo. Ecco fatto. Beh, spero che ci rivedremo presto. Lo spero anch'io. Allora, piacere di averla conosciuta. Arrivederci. Buona giornata. Beh, simpatica. Ma ti sei fatta dare il numero per evitare che ti chiami lui, vero? Però sua madre ha detto che è un artista, un ragazzo sensibile. No, accidenti, ma che sto dicendo? Quando avevo la tua età scappavo dalle madri che dicevano di avere dei figli dolci e sensibili. Ma è solo che vorrei che ti divertissi finché siamo qui. Sinceramente, ti stai divertendo? Ma certo, Susan, sto benone. Grazie. Perché ti assicuro che non me la sentirei di andare in Australia pensando che tu non sei a tuo agio. No, davvero, Susan, mi diverto molto. Va bene. Beh, allora usciamo insieme più tardi, d'accordo? D'accordo. A dopo. Ciao. Perché non l'accontenti, scusa? Lui potrebbe essere perfetto per te, un artista dolce e sensibile. E poi Susan si sentirà meglio, e prima si sentirà meglio, prima andrà in Australia con papà. Non esco con uno solo perché mia sorella vuol darsi alla pazza gioia sulle spiagge hawaiane, perciò lasciamo perdere, va bene? Lisa!
Se Meghan ti vede con i suoi vestiti, ti ammazza. Se Meghan troverà un ragazzo, mi sarà grata per tutta la vita. Ma che vuoi fare? Un grande favore a tutti quanti. Senti, Susan non sarà tranquilla finché Meghan non diventerà un po' più socievole. E quindi io le trovo un ragazzo che lei non ha il fegato di conquistarsi e dopo glielo cedo. Così Susan si tranquillizzerà, partirà per la terra dei canguri e noi potremo goderci una vera vacanza. Come sai che quel ragazzo si innamorerà di te? Perché al primo appuntamento la dolce Meghan gli farà bruciare la pelle. Lisa! Scappo, il ragazzo dei miei sogni mi farà perdere l'ora del surf. Dove stiamo andando? Alle cascate degli amanti. E perché dobbiamo andarci così di corsa? Perché non vedo l'ora di arrivarci. Tu no. Tim! Vieni! Le cascate sono bellissime. Mi fanno sentire così poetica, dolce, romantica. Su, avanti, quanto ci metti? Povero piccolo, ti sei bagnato. Adoro i pulcini bagnati. Piantala, che cos'è? Uno scherzo? Ho deciso di fare un favore a mia madre. No, io... Sì, tu mi hai trovato talmente affascinante, sensuale e irresistibile da infrangere tutti i limiti di velocità per portarmi fin qui e sedurmi? Ecco, io... Beh, qualunque cosa stai per dirmi non è certo la verità, perché le ragazze come te non si comportano in questo modo con i ragazzi come me. Tim! Che vuoi? Non pensi che potresti anche piacermi? Ah, sì, ma certo... Guardami in faccia e dimmi che sono il ragazzo più bello che tu abbia mai visto. Uno dei più belli che tu abbia mai visto. Ah, ma che stupidaggini! Che sono un gran bel ragazzo. Uno quasi carino. Uno che non ti fa inorridire. Uno che ti fa inorridire, ma ti ci potresti anche abituare. Eh? Secondo te cosa è successo? Apro il filtro dell'aria, qui è tutto surriscaldato. Basterà soltanto aspettare che si raffreddi. Tim, senti, c'era una spiaggia lungo la strada che abbiamo fatto. Ti andrebbe di... Senti, come mai tua madre dice a tutti che sei un artista e non un meccanico? Indovina. Vorrebbe che tu fossi un artista e non un meccanico. Brava. Sai, è un po' come con mio padre. Voglio dire, noi andiamo abbastanza d'accordo, solo che... Non credo che mi capisca davvero. A casa mi credono una mezza matta. Sì, per me è lo stesso. Per di più sono figlio unico. E tu? Io ho due sorelle. Più grandi o più piccole? Una appena più grande e l'altra appena più piccola. Bene, allora... I due mezzi matti finalmente si sono incontrati. Può essere pericoloso. Voglio essere sicuro che nel caso vendessimo l'albergo, a nessuno possa venire in mente di demolirlo. Allora venderlo non sarà facile. E perché? Beh, soprattutto perché, ecco, chiunque lo comprerà non vorrà fare altro che demolirlo. Per di più c'è quel nuovo albergo sulla spiaggia, il Tower Hotel. Hanno il golf, l'aria condizionata. Lo scivolo sull'acqua. Adoro quello scivolo. A me piace scivolare faccia avanti, anche se non si dovrebbe. Scusatemi. State forse cercando di dirmi che non esiste un compratore che apprezzerebbe la meraviglia e l'originalità di questo posto? D'accordo, ma il Tower Hotel... Il Tower Hotel non ha niente a che fare con le Hawaii, è freddo, è plastica, senza personalità. Sì, ma hanno quel fantastico l'insopportabile scivolo sull'acqua. Dimmi un po', ma non hai del lavoro da fare adesso? Oh, accidenti, la mia partita a golf. Jeffrey, svolgo la professione di avvocato sull'isola da parecchio tempo ormai. Questa... È una cosa che purtroppo capita sempre ai vecchi edifici. Beh, non capiterà a questo edificio, credimi. Almeno finché lo avranno i Wyatt. Mm.
Sai, Tim, tu non sei per niente il mio tipo. Sei molto intelligente. Grazie. E sei spiritoso. Con te posso parlare e tu mi rispondi sul serio. Ecco, forse quello che sto cercando di dirti è che mi sono stancata del mio tipo. Hai visto il mio disegno? Megan, quale disegno? Pensavo che magari potrei telefonare a quel ragazzo. Come si chiama? Tim? Tim? Sai, Megan, non credo di avertelo detto, però io l'ho conosciuto. Tim? Sì, l'ho incontrato per caso. Ah, sì? Sì, e se vuoi sapere come la penso, ecco, decisamente lui non è il tuo tipo. Credo che tu abbia fatto bene non lo chiamare. È un vero disastro, eh? Sì, esatto. Beh, in fondo a che mi serve un ragazzo? Hai ragione, a che serve? Il processo di familiarizzazione può e deve, anzi, essere coadiuvato da numerose attività quotidiane. La più significativa con delle adolescenti è andare a fare spese insieme. Eccoci! Allora, siete pronte per familiarizzare, per fare spese? Per fare spese? Ok, andiamo. Vediamo questo. Oh, Jessie, guarda questo costume, guarda che bel colore. Credo che proverò questo. Provare cosa? Questo, che ne dici? Ah, bello. Non ti piace? No, cioè... Ehi, niente male. Ah, Lisa, fammi vedere cosa hai scelto. Che ne dici di questo? Oh, Dio mio. Che ne pensi di questo? Ah, quel colore ti starebbe bene. E dimmi, che ne pensi di questo? Ah, beh, veramente... Perché non provi a immaginare cosa direbbe tuo padre di quel costume? Che c'entra? Mica se lo deve mettere lui. Certo, questo lo capirebbe chiunque. Megan, tu hai trovato niente che ti piace? No. Si è ringraziato il cielo. Ragazze, mi dispiace tanto che non abbiate trovato niente. Forse dovremmo andare in un altro negozio. Veramente, Susan, io devo vedere una persona. Anch'io ho da fare, è stato molto divertente. Devo scappare. Ci vediamo. Ma com'è? Aspettate, ragazze, sta ancora diluviando. Non fa niente. E così siamo rimaste solo noi due. Già. C'è forse qualcosa che ti va di fare? Non dobbiamo per forza fare spese. Possiamo anche, non lo so, andare a vedere il vulcano. Oppure andare fino alle cascate. Oppure a fare immersioni. Oh, sarebbe divertente. A me piaceva tanto fare le immersioni quando ero ragazza. Ciao, begli occhi. Ciao. Che stai facendo? Niente di particolare. Sbaglio o poco fa vi ho sentito parlare di immersioni? Beh, se vuoi andare sott'acqua è meglio farlo con un esperto. Sì, certo, grazie. Lo terremo a mente. E si dà il caso che tu abbia di fronte un vero esperto. I fondali di quest'isola li conosco a memoria. Beh, a dire il vero, noi adesso avremmo da fare, ecco. Susan, perché non ci vai tu a fare quella cosa e ci vediamo più tardi? Ti prego, hai detto che dovrei divertirmi e mi piacerebbe tanto imparare da un vero esperto. Brava, allora andiamo. Ciao. Bene. Ho avuto un enorme successo. Sei stata piuttosto brava. Accidenti, quei pesci erano così belli. Non l'avevi mai fatto prima? No, avevo paura. E di che cosa? Non lo so. Hai ancora paura? Non lo so. Vuoi andare a casa? Non lo so. No. Certo che è strano, Chuck. Le sole cose che non sembrano consumate in questo albergo sono gli attrezzi. Sembra che non siano mai stati toccati. Tu come lo spieghi questo?
È uno dei molti misteri di questo posto, Jeffrey. Io non sono certo il tipo che crede a cose come la magia nera, la stregoneria. Ma altrimenti come lo spieghi? Voglio dire, tutto l'albergo sta cadendo a pezzi eppure gli attrezzi restano nuovi. È bizzarro. Già, è proprio una cosa misteriosa. Salve, Chuck. Ciao, ciao papà. Jesse. Tu e tuo padre avete bisogno di stare insieme. Ne riparliamo più tardi. Certo, quando vuoi. Papà, non avevi detto che questo albergo ha bisogno di una bella ripulita? Io forse ho avuto un'idea. Possiamo farlo spendendo poco. Diamo una festa. Keo mi ha detto che se c'è abbastanza da mangiare prima e una bella festa dopo, verranno un sacco di ragazzi ad aiutarci. È una magnifica idea, tesoro. Insomma, cos'è tutto questo baccano? Dio mio, per l'arbore... Stia attenta, signora Brink, si scivola! Cos'è tutto questo fracasso? Signora Brink! Oh, signora Brink! Signora Brink! Signora... Chiamatemi un dottore. E anche il mio avvocato. Sono così mortificata. No, tesoro. È stato un incidente. Ho parlato con il suo medico e mi ha detto che si tratta di una piccola frattura. Dovrà portare il gesso per un mese al massimo. Pensi che ci farà causa? No, tesoro, non lo so. Ma non ti devi preoccupare per questo. Per favore, pianta. Se non avessi lasciato il secchio proprio lì... Jesse, non è colpa tua. Cercherò di rimediare, papà. Mi prenderò cura io di lei. E va bene. Però non staccarti troppo, eh? Sì. Potrebbe essere una vacanza questa, non dimenticarlo. Sei sicuro che sia abbastanza? No. Ma è la migliore offerta che ci abbiano fatto finora. Voglio parlare con questi signori e fargli capire chiaramente che se comprano questo albergo non possono modificarlo. E credi che tornerai in tempo per l'Uliuliula Festival? Ma certo, che domanda. Mi sto allenando da giorni e giorni. Bene, perché ho quello che fa per te. Dove l'hai trovato? L'ho fatto io. No. Sì. È perfetto, tesoro. Guarda, ti sta benissimo. Sì. No, grazie. Tu, le ragazze, fate in modo di essere pronte per le 4, mi raccomando. Fidati di me. Ehi, Lisa! Ci dai una mano a dipingere? Mi piacerebbe, ma fra un po' devo uscire. Come vedi, mi sto facendo le unghie. Io ho pensato che volessi aiutarci. Prima l'albergo sarà a posto e prima papà e Susan se ne andranno via. Beh, se insisti, posso provare a verniciare. Signorina Wyatt! Allora, ma quanto ci vuole? Signorina Wyatt! Sì, signora Brink. Signorina Wyatt, mi creda, in normali circostanze sarei ben felice di balzare in piedi, zompettare agilmente per la stanza, aprire le finestre e assaporare la dolce fragranza dell'isola. Tuttavia, grazie a lei la mia mobilità è pari a quella della muraglia cinese. Vuole che apra la finestra? Se non la disturba troppo, sì. Signora Brink, volevo dirle ancora quanto sono mortificata. Se le serve qualcosa, me lo faccia sapere. Beh, signorina Wyatt, se ritiene di essere all'altezza del compito, ciò potrebbe senz'altro migliorare il mio umore e quello dei miei avvocati. Capisce cosa intendo, mia cara? Sì, certo. Bene, è inutile che mi aspetti molto da lei. E certo non sprecherei il mio tempo a insultarla se lei all'ultimo momento dovesse rifilare il lavoro a qualcun altro. No, posso pensare a tutto io. Stia tranquilla, signora. Allora va bene. Le sarei molto grata se facessi in modo di spostare un po' di roba in modo che possa avere tutto a portata di mano. Può cominciare con quel tavolino lì, lo porti qui. Il mio trucco. Non dimentichi lo specchio. E Jack si trova lì, prende il profumo. Tutti quanti, svelta. Credevo di averle chiesto di spostare il tavolino. Ah, no, non ci siamo, non va affatto bene. Sarà meglio fare un elenco. C'è un blocco per appunti, è lì, lo porti qui. Non la sto esasperando? No, signora. Prima o poi ci riuscirò. Siamo a questo mondo per uno scopo. E il mio sembra essere questo. Oddio, non ce la farò mai. Ho appena parlato con Jack. Verrà ad aiutarci a dipingere per un paio d'ore. Fantastico! La signora Brink mi sta facendo impazzire. Guarda che elenco. Vuole che sia fatto tutto entro le 3. E se non faccio tutto come mi ha chiesto, ha detto che ci farà causa. E devo anche andare in cucina a preparare le cose per la festa. Signorina Wyatt! Non potresti... Signorina Wyatt! Non c'è problema. No, ce n'è uno. Lei mi conosce bene, quindi quando fai finta di essere me, fingi sempre di sapere di cosa parla, anche se non lo sai. Va bene. Ciao.
Ciao. Vorrei dell'acqua. No, 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 non quella. Dal contenitore termico. Ora vorrei un cubetto di ghiaccio con una scorza di limone. La scorza, non una fettina, e mette il ghiaccio prima del limone, in modo che si sciolga e rinfreschi l'acqua. Si sta occupando del mio elenco? Stia tranquilla, ci stiamo lavorando. Voglio che tutto sia fatto oggi. Va bene. Il che vuol dire, signorina Wyatt, che il limone dovrà essere sbucciato un po' prima della fine del secolo. Allora, Megan, com'è andata? Come può andare nella gabbia di un animale feroce? Grazie, ti devo un favore. Scusa, potresti prendere le bibite? Certo, grazie. Ciao, Lisa. Ciao, Megan. Ciao, Megan. No, io... Sì, io sono... Ciao, Tim. Che cosa ci fai qui? Mi mancavi e non mi andava di aspettare fino a stasera per vederti. Che carino. Come hai fatto a trovarmi? Me l'ha detto mia madre che abiti qui. È un gran bel posto, sai. È della tua famiglia? Sì, sì, è nostro. Vuoi una mano? Lisa! Lisa, Lisa, Iki, Iki, noi. È un saluto hawaiano. Lei è fantastica per le lingue. Allora... È questa la ragione delle tue continue sparizioni? Ho paura di sì, piacere. Io sono Tim. Susan Wyatt, piacere. Allora, Lisa. Lisa, Lisa, Iki, Iki, noi, andiamo. Lisa, Lisa, Iki, Iki, che? Signorina Wyatt! Signorina Wyatt! Accidenti, che bambini! Megan, sei bravissima! Sei una ballerina fantastica! Io non ci avevo mai provato! Continua, continua, non ti fermare! Mi sono sporcata con la vernice! Vado a cambiare! Ragazzi! Polizia, pronto? Bene, ho finito. Possiamo andare. Sei sicura? Che cosa ti va di fare? Vorrei andare a fare una nuotata. Anch'io. Allora vado a cambiarmi. Ci vediamo alla spiaggia. A metà strada, fra qua e casa tua. Ok. Ok. Porto da bere. Va bene. Stai andando via? Sì, non lo vedi? Perché? Non vuoi che venga con te? No, non voglio che tu venga con me. Senti, io non riesco proprio a capirti. Quando ci siamo visti all'aeroporto... All'aeroporto? Sì, ho pensato che fossi in gamba. Una con cui stare bene insieme. Ci siamo visti all'aeroporto? Sì, quando stavi prendendo la tavola da surf, abbiamo parlato. Ah, ho capito, soffri d'amnesia, vero? Benissimo, anch'io. Non mi ricordo più niente. Tranne che non sei quella che credevo. Non sono mia sorella. Mi dispiace. Megan, ti senti bene? Hai una brutta cera, è qualcosa che hai mangiato? È qualcuno che ho baciato. No, mi dispiace, tesoro. Dovresti trovare qualcuno in grado di apprezzarti veramente. A proposito, chissà se Tim ha un amico. Tim? Mm-hmm. Il nuovo ragazzo di Lisa. È molto carino. Lisa sta con un ragazzo che si chiama Tim? Mm-hmm. Sei sicura? Sì. Perché? Ah. Come va con Tim? Che cosa? Hai rubato il numero di telefono, vero? Ecco perché non lo trovavo. Mi hai preso il numero e da allora sei uscita sempre con lui. Ascolta, Megan, non è come pensi. Sì, l'ho fatto, però io stavo cercando di aiutarti. Ah, capisci? Che bello, grazie per il tuo aiuto. Ti ringrazio moltissimo. Che fai? Neanche la tua Megan! Lasciami! Ti fanno sul serio? No, vi prego, io non c'entro niente! Non c'entro, io arrivo! Stop,
Che diavolo? Scusi se glielo dico, ma questo posto non sembra migliorato come diceva. Susan! Ragazze! Siete pronte per l'Ula Festival? Siete già vestite? Io sono pronto! Ma dove siete finiti? Ehi! Susan! Vecchio mio, credi che potresti essere più ridicolo di così? Mi dispiace, ma non credo di... Oh, so bene che sono passati un paio di decenni, ma andiamo, Jeffy. Ray! Ah, come stai, vecchio mio? Ray Radley! Tieni, questo è tuo. Grazie. Ti trovo molto bene, anche se hai un po' di grigio fra i capelli. Almeno io li ho ancora i capelli. Che ci fai da queste parti, eh? Abito sempre qui sull'isola. Ho sentito che hai ereditato l'albergo. Mi piace come lo stai sistemando, sai? Senti, mi dispiace di non potermi fermare a parlare con Ero te. Ero passato adesso. Solo un secondo. Sto andando all'Uli Uli Ula Festival. Ah. E siamo un tantino in ritardo, quindi se vuoi scusarmi... Susan! Ragazze! Dove siete? Ah, bene, meno male che sei tornato. Se per quei compratori, quelli che vogliono buttare giù l'albergo, Jeffrey. Ho detto di no, assolutamente no. Ray Redlick, Ben Milton, il mio avvocato. Hai per caso visto Susan in giro da qualche parte? Jeffrey! Cosa? La signora Charlotte Brink ha citato per danni l'albergo per $1,000,000. Cosa? Qualcuno ha fatto causa all'albergo. Beh, ci penserà l'assicurazione. Non c'è l'assicurazione. Non c'è cosa? L'assicurazione! Tua zia non l'ha più rinnovata. Ma se non c'è l'assicurazione, lei farà causa a chi? A te. A me? Sì. Per $1,000,000? No, certo. Non può ottenere $1,000,000. No! No. Può soltanto portarti via tutto quello che hai. Meno quello che cercheremo di nascondere. Ah. Qualcuno può rispondere, per favore? Pronto? Pronto? Jeffrey. Oh, grazie al cielo. Ho appena saputo che Charlotte Brink... Ma dove sei, Susan? Beh, noi siamo qui alla polizia. Perché? Che è successo? Le ragazze sono nei guai? Sì. Uffa. E così tu gli hai sempre detto di essere me? Sei incredibile, Lisa. E nemmeno ti dispiace. Senti, mi hai rotto i timpani tutto il pomeriggio, adesso lasciami perdere. Sì, Megan, perché non la lasci perdere? E naturalmente tu lo sapevi, vero? Mi avete fatto fare la figura dell'idiota. Ragazzi, per favore. Salve, agente. Sono qui per... Per loro. Non l'ho colpito apposta quel poliziotto. Ho cercato di spiegargli che è stato un incidente, ma prima di rendermene conto... Jeffrey, ti posso assicurare che è molto meno grave di quello che sembra. Mi dispiace molto che ti sia perso l'Ula Festival. Jeffrey, mi fai paura così zitto. Perché non dici qualcosa? Ho sempre pensato che ci sono dei momenti nella vita in cui la cosa migliore da fare è non dire niente. E credo che questo sia assolutamente... il momento ideale per tacere. Ray, Susan Ray. Io sono Ray Redley, un vecchio amico di Jeffrey. Mi scusi per lo stato in cui siamo, ma vede, noi abbiamo avuto, come dire, una giornata piuttosto movimentata. E queste sono le nostre figlie. Questa è Megan, questa è Lisa e questa è Jessie. Forse è meglio che andiamo a darci una ripulita. Allora, io adesso vi lascio soli, eh? Mi scusi, oh, lieta sì. Di averla conosciuta. Grazie, rimesso. Allora, ci vediamo dopo. Sembrano tutte molto simpatiche, socievoli. Signora Brink, siamo tutti amici. Perché vuole farci causa? Il motivo, mio caro signor Milton, è che adoro citare la gente per danni. Tim, a te è mai capitato di ripensare a certe cose che vorresti aver detto a delle persone a cui tenevi molto e che non puoi più dirgli? Perché sono morte? No. Senti... a me è capitato di avere dei problemi con i ragazzi sulla sincerità. Credo che sia molto importante dire sempre la verità, perché in caso contrario tutto diventa molto più complicato. Sta a sentire, voglio dirti una cosa. Io non ti dirò mai bugie. Mai. Le detesto. Perciò sappi che non te le dirò. Te lo garantisco, Megan. Tim. Che c'è? Ti devo dire anch'io una cosa.
Dimmi. No, niente. Sai di sale? Adoro il sale. Ma è proprio sicuro che il posto sia questo? Beh, andiamo, signora. Non se lo ricorda. L'albergo è suo. No, no, no. Si sbaglia. È di mia sorella e suo marito. Come vuole. Se questo posto fosse mio, anch'io direi lo stesso. Non è stato quello che si dice un paradiso. È stato più simile a una vacanza in una zona smilitarizzata. Beh, ora che sono qui, terrò d'occhio io le ragazze. Così voi due potrete partire per l'Australia e salvare la luna di miele. Perché Jeffrey dovrebbe andare in luna di miele con una donna che odia? Oh, ma Jeffrey non ti odia. Beh, dovrebbe, io mi odio, ho fatto tutto alla rovescia. Non tutto, solo quello che hai provato a fare. Oh, vuoi dire che ci sono altre cose che ancora non ho fatto e che potrei sbagliare? Mm-hmm. Questo mi conforta molto, mi fa sentire meglio, dormirò come una bambina spensierata adesso. Ci sono anche tante cose che ancora non hai fatto e che potresti fare bene. Come fare la pace. Ah, è una meraviglia. E dov'è il tuo yacht? Bene, così adesso fai l'agente immobiliare. L'ultima volta che ti ho visto volevi fare il cantante rock. L'ultima volta che ho visto te volevi fare lo scrittore. Io sono lo scrittore. Oh, beh, almeno uno di noi è riuscito a fare quello che voleva. Già, purtroppo tu devi accontentarti di essere enormemente ricco. Oh, Susan, aloha. Aloha. Spero di non disturbare. No, niente affatto. Sai, stavo giusto per dire a Jeffy che mi piacerebbe comprare l'albergo. Cosa? Cosa? Beh, ma tu non... Se è ancora in vendita, naturalmente. Beh, sì, insomma, stiamo ancora cercando un compratore. Ma quasi tutti lo vogliono per il terreno, vogliono sì, soltanto... Sì, sì, lo so, per demolirlo, farci mini appartamenti, maxi parcheggi. Insomma, speculazione. Uno schifo, esatto. In ogni caso c'è quella specie di strega che vuole farci causa. Dobbiamo vendere al più presto. Alla persona giusta, naturalmente. Beh, forse questo non si rivelerà l'affare migliore che abbia mai fatto. Probabilmente sarà solo un mangiadollari. Ma io continuo a sognarlo come era una volta, capite? E mi piacerebbe che tornasse a essere così. A te no? Beh, io credo che... Credo che sia esattamente quello che sogniamo anche noi. Sentite, adesso devo fare una telefonata di lavoro. Perché non ci vediamo... Perché non ci vediamo più tardi e ne riparliamo? E per te va bene? Sì, va bene, certo. Ok, bene. Ah, il binocolo. Ah. È incredibile, Ray. Non lo trovi incredibile, eh? Non lo so, comunque di una cosa sono contenta. Di cosa? Grazie a lui mi guardi di nuovo, mi rivolgi di nuovo la parola. Eccoci a casa. Bene, ora cerchiamo le ragazze e passiamo una bella giornata insieme, ok? Sì. Parola d'ordine, almeno proviamoci. Almeno proviamoci. Guarda quelle iniziali. Ah. Ma non sono le iniziali di quella tua ragazza? Già. E quelle altre? RR? Ray? Tutti e due eravate... Sì, beh, litigammo come matti per causa sua. Muoviti, vedi, lei era la mia ragazza e Ray riuscì a portarmela via, ma è stato tanto tempo fa. La mia palla! L'hai fatto apposta a colpire la mia palla. Sei scema! Ragazze, smettetela, per favore. Uffa, stare con voi è una gran rottura. E allora perché non te ne vai da un'altra parte? Ah, che stupida. Megan, che ti succede? Ragazze... Bene, di quale vuoi occuparti? D'accordo. Senti, che dovrei fare secondo te? A Tim piaccio io, è con me che è uscito. Va bene, ho fatto un po' finta di essere Megan, però... Beh, senti, io non credo che tua sorella sia veramente offesa per Tim. È per quell'altro ragazzo, Jack. Fammi capire. È arrabbiata con Lisa per quel ragazzo. Sì, lei è arrabbiata con Lisa, ok? Sì. Ma io non ho fatto niente, non so nemmeno che diavolo è successo. Sì, va bene. Però io credo che significherebbe moltissimo per lei se tu le facessi le tue scuse, eh? Neanche morta. Ma secondo me qualcosa dovresti fare. Farei qualunque cosa, ma non chiederle scusa. Lisa! Megan! Lisa mi ha detto che è stato soltanto un equivoco, che tu non hai mai visto quel ragazzo. È la verità. È la verità. È la verità. Una famiglia che Lisa comanda a bacchetta
Deve essere una bella famiglia, se sei Lisa. Oh, Megan. Jesse. Megan. Donne. No, no. Purtroppo dovremo rimandare la partenza ancora di qualche giorno. Sì, lo so, ci perderemo Melbourne. Lo so, probabilmente salterà anche la Tasmania. Lo so. Lo so. Non lo so. In questo modo il processo di familiarizzazione è completato. E matrigna e figliastra possono cominciare a creare ora un affettuoso e duraturo rapporto familiare. Ma com'è finito? È tutto qui. Se loro non vogliono parlarmi? Se non mi ascoltano, non mi rispettano? Stupidaggini, tutte stupidaggini. Solo insulse e inutili stupidaggini. Susan? Oh, salve. Ti stavo cercando. Sai, Jeffrey, fra le altre cose, mi ha detto che fai la redattrice. Sto costruendo un piccolo villaggio turistico dall'altra parte dell'isola. Pensavo che forse poteva interessarti dare un'occhiata. Oh, beh, vuoi un consiglio professionale o... Oh, no, no, niente del genere. Senti, il punto è questo. Ho l'impressione che tu non ti fidi molto, che tu non creda nella mia buona fede. Forse anche perché tieni molto all'albergo e adesso arrivo io e... Sono incerta, perché secondo me quel posto è una vera rarità. Voglio dire, è quasi come... un'opera d'arte che dovrebbe essere restaurata. È come... Sono d'accordo con te. E quindi, Susan, perché non mi permetti di mostrarti le case che costruisco? La cura che metto nelle cose che faccio? Sono sicuro di riuscire a convincerti. Quanto manca ancora? È appena dietro quella punta. Non ci posso credere. Che c'è? Mi vergogno a dirlo, sono un perfetto idiota. Hai finito il carburante. Susan, se avessi una pistola a bordo ti direi di spararmi. Ah, non dire sciocchezze. Sono cose che capitano, immagino. Beh, non ce la faremo ad arrivare là. Non oggi almeno. Forse dovremmo chiamare via radio per farci rimorchiare. Dunque, le migliori papaie che si producono sull'isola sono in vendita a circa 15 miglia da qui. Dovrebbe andare a comprarmene una. E c'è dell'acqua sul pavimento. No, 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 usi uno straccio, non l'asciugamano. Come mai quella espressione piagnucolosa sul viso oggi? Un amoretto? Un avvelenamento da cibo? Cosa? Davvero farà causa a mio padre per $1,000,000? Signorina Wyatt, ieri pomeriggio lei è sparita. Ma signora Brinker è in carcere. E lei crede che questa sia una scusante? Penso di sì. Faccia quello che le dico, quando e come le dico, e potrei prendere in considerazione l'idea di ritirare la denuncia. Ma provi a deludermi un'altra volta e la servirò al mio avvocato come antipasto. Signorina Wyatt! Oh, santo cielo! Lisa, ti prego, puoi darmi una mano? Per domare la donna Pantera. Signorina Wyatt! Per favore! Signorina Wyatt! Non c'è bisogno di urlare in questo modo. Siamo tutte e due sulla stessa isola. Bene. Mi sembra che lei sia appena appena impertinente. Forse sto cominciando a darle sui nervi? No. Credo soltanto che dovrebbe abbassare la voce. E per quale motivo, prego? Non riesco a sentire l'eruzione del vulcano. Allora cosa desidera? Una tazza di tè. Caldo, non freddo. Beautiful dreamer, waken to me. Starlight and dewdrops waiting for thee. Grazie. È buono, non è vero? È quasi bevibile. Una volta ho avuto un ragazzo inglese. Gli inglesi sono molto snob riguardo al tè. Basta nominare una marca scadente e si innervosiscono. Non mi dica che quello era un sorriso. Sinceramente non so se mi piace questo suo nuovo atteggiamento. Dovrà farci il callo. Farci il callo? Champagne? No, grazie. È strano. Cosa? Oh, niente, soltanto che stavo pensando, non so, a tante cose. Alla mia vita, alla vita di Jeffrey, all'averti incontrato. Sai, non mi capita spesso di invidiare il prossimo, ma lui è veramente fortunato ad avere una donna come te. Beh,
Non sono Wendy Birkenbeck. Hai saputo di lei? È difficile non saperlo. Vedo le sue iniziali incise ovunque vada. Senti, mi sbaglierò, ma ho la sensazione che questo argomento sia particolarmente delicato per te e Jeffrey. Beh, avevamo 17 anni più o meno. Jeffrey la conobbe per primo e poi io la conobbi meglio, lui l'ha presa bene. Ah, davvero? Beh, che cosa ci vuoi fare? Vedi, non è che gliel'abbia portata via, è che a lei piacevo di più io. Allora questa non è la prima volta che vorresti qualcosa di suo. Che cosa vuoi dire? Sto parlando dell'albergo. Oh, Susan, ho detto qualcosa che ti ha offeso? Ho fatto qualcosa? No. Bene. Però è meglio che chiami aiuto per radio, altrimenti ci riuscirai. Susan! Ehi, Susan! Ciao, Jeffrey! Salve, Chuck. Hai visto mia moglie in giro da qualche parte? È un po' che non la vedo. È andata via con quello ricco. Ray? Sì, quello con pochi capelli. Li ho visti andare via con la barca. Sei sicuro che fosse Susan, mia moglie? Jeffrey, chi può dirlo? Sai com'è con le gemelle? È una specie di gioco di specchi. Comunque, credo che sia lei. Sai, se staranno fuori per molto? Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Magnifico. Tutto il giorno insieme a Ray. Aloha, Wyatt Hotel. Megan? Sì, credo proprio che sia qui. Sei tu, Megan? Sì. È per te. Pronto? Chi? Tim. Ah, ma certo, Tim. Sì, ciao. Dov'ero ieri? Ah, sì, ho avuto un impegno. Come dici? A cena con i tuoi genitori. Sì, verrò. Non vedo l'ora di conoscerli, Tim. Ciao! Scusa, volevo restituire... Ah, eccoti qua. Sei tornata. Cominciavo a preoccuparmi. Oh, mio Dio! Ti senti bene? Sì, sto bene. Sono contento che sei tornata. Sono stata in spiaggia. In spiaggia? Non eri con Ray? No. Fuori in barca tutto il giorno? No. Oh, che sollievo. Perché ti assicuro che Ray è l'ultima persona con cui vorrei che mia moglie uscisse in barca. No, Jeffrey, non sono... Non che questo potrebbe rovinare i nostri rapporti. Cioè, avrebbe potuto. Sono ridicolo. Tesoro, siamo qui e questa è la cosa più importante. Però devo ammettere... Hai visto i miei occhiali da qualche parte? Doveva essere Sharon quella con Ray. Devono essere qui, sì. Ma dove sono? Non li vedo. Vabbè, per forza. Senza occhiali. Sono sicuro che sono qui, in questa stanza. Ah, sì? No. Forse... No, non riesco a vederli. No. Megan! Lisa non c'è, vero? Spero di no, se ti vede con il suo vestito ti ammazza. Dopo questa sera avrà altro di cui preoccuparsi. Signorina Guaia! Oh! Certo che è proprio strano, Beh, sembra proprio che qui non ci siano. Sono sicuro di averli appoggiati qui, ma chissà dove. Magari sono di sotto, vado a cercarli. No, aspetta, verranno fuori. Che buon odore, è un profumo nuovo. No, veramente, Jeffrey. Ben, il nostro ragazzo sembra molto innamorato di te, Megan. Anch'io sono molto innamorata di lui. È vero, tesoro? Bene, e adesso forse sarà meglio ordinare. Allora, mi è venuto un grande appetito. Per favore... Allora, io prenderò l'antipasto di aragosta, l'insalata di aragosta e poi l'aragosta. Ehi, sei davvero carino. Portami anche il tuo numero di telefono.
Il suo numero di telefono. Allora io credo che prenderò soltanto l'insalata. Tesoro, vuoi dell'altro ghiaccio? Vado in cucina a prenderlo. Aspetta, vengo con te. No, non fa niente. No, tu resta seduto qui, aspettami, io vado a prendere il ghiaccio. Non ti ho vista per tutto il giorno. Però un po' dimenticherò come sei fatta. No, stai lì. Sto bene, bene. Jeffrey, ti sei fatto male? No, sto bene. Sicuro che non ti sei fatto niente? Ma è stato meglio. Eccoli qui. Meno male. Sharon. Susan. Jeffrey. Ray. Jeffrey. Ray. Jeffrey. Susan. Mi sembra un po' nervoso. Lo dicevo io. Oh, Susan, mi dispiace tanto. Insomma, sono venuta per aiutarti con le ragazze e invece ho trasformato un semplice... Ho trasformato un semplice equivoco in una specie di farsa, con tanto di porta sbattuta e vetri rotti. No, non è stata certo colpa tua. Io e Jeffrey stiamo cercando di abituarci l'uno all'altra in circostanze sfavorevoli. No, avrei dovuto capirlo subito che combinavo un guaio. Ma era tutto talmente confuso. Quando ho capito che lui non aveva capito che ero io, non ho capito che avrei fatto peggio a sembrare te e non ho detto di essere me. Ma non ho neanche detto di non essere te, il che mi ha fatto appunto sembrare te. E poi tu sei arrivata ed è stato ovvio che io ero io, perché era più che ovvio che tu eri tu. Mi sembra ovvio. Jeffy, senti, prima di tutto voglio dirti che sono profondamente dispiaciuto per l'equivoco di ieri. Non so cosa t'ho fatto o cosa credi che ti abbia fatto, ma ti do la mia parola che non è successo niente, è chiaro? Chiaro. Oh, e adesso passiamo a un argomento più piacevole. Io sono pronto a portare a termine il nostro affare. Comprerò il tuo albergo oggi stesso, se vuoi. Sempre che tu non abbia cambiato idea. Non ho cambiato idea, lo vendo. Cioè, se potessi non lo venderei a nessuno, ma devo farlo. E a te l'albergo piace, è importante per te. Siamo d'accordo, d'accordo? D'accordo. Ma dobbiamo convincere Susan, io non credo che lei voglia venderlo. No, non è questo, che noi ultimamente abbiamo difficoltà a comunicare. Se lo dici tu, vecchio mio. Ma io, se me lo permetti, devo dirti quello che vedo. Cioè? Vedo una donna che non vuol sentir parlare di soluzioni pratiche. E visto che tu e io saremmo pronti a concludere l'affare anche subito. Sì. Dobbiamo soltanto convincere lei. Non c'è nessun problema. Sta colando la vernice. Ah, grazie. Lì, sul bordo. Ecco, sì, lo vedo. Permesso? Salve, signora Wyatt. Ah, buongiorno, Tim. Io sto cercando Megan. Sì, dovrebbe essere di là. Di là, grazie. No, l'ho vista poco fa, è andata in camera sua. No, sta facendo colazione, da quella parte, Tim. Lui dice Megan, ma in realtà cerca Lisa. Ne sei sicura? Fidati di me. Salve. Salve. È lui che vuole Megan. Io vado a prendere una boccata d'aria. Ciao. Ciao. Stavo cercando Megan. Tim, ma che significa? Che fai adesso, la finta tonta? Non faccio finta, solo non ti capisco. Non mi capisci? Non hai la minima idea del perché non voglio più vederti? No. Preoccupante. Non mi stupisce che molti siano convinti che tu abbia un quoziente di intelligenza zero. Questo non me lo merito, Tim. Davvero no. Perché sei venuto qui a darmi della stupida? Date le circostanze, che cos'altro ti aspettavi? Una raccomandazione per l'università? Scusa, di quali circostanze parli? Mio padre pensa che tu sia cretina. Ma io non ho mai visto tuo padre. Magnifico. Adesso passiamo dall'assurdo al... Signorina Wyatt! Che cosa credi che abbia fatto? Voglio dire... Megan! Quella è Jessie. Ciao! Ciao! Eccola, Megan. Insisti a fare la finta tua. Jack! No, ciao! Faccio la finta tua. Allora io... Con chi ho parlato? Con Lisa? Tu hai parlato con Lisa? Perché ti stai... Sì, è venuta a cercarmi. Voleva sapere perché ce l'avevi con lei e... Beh, abbiamo capito che avevo visto lei baciare quell'altro ragazzo e non te. Lisa ha fatto questo? Davvero, Lisa ha fatto questo per me? Non abbiamo più niente da dirci. Aspetta! Lisa, sono molto contenta di te. Non ti senti bene? Ciao, Lisa, come va? Bene. Tu e Tim avete... Sto bene e basta.
È meglio che vada a vedere cos'ha. No, lo so io che cos'ha. Ah, sì? Sì. Torno subito. Allora, loro tre sono veramente gemelle, eh? Signora, mi scusi, vorrei parlare con Tim. Non credo che questa sia una buona idea. Ma è molto importante, è qui. Senti, Tim è molto arrabbiato con te. È lui laggiù sulla spiaggia. Megan, mio figlio non vuole vederti. No, signora, ieri sera non ero io. Io non sono così. Facevo finta di essere mia sorella. Tu hai bisogno di cure mediche. Andiamo. Ti conosco? Non so più chi conosco o chi non conosco. Allora, è facile da spiegare. Tutto è cominciato quando tu hai visto Jack all'aeroporto. Tu gli piacevi, ma lui non ti piaceva, invece piaceva a me. Poi con Tim ci sei uscita tu, però facendo finta di essere me. Perciò lui ha pensato che io fossi te e quindi ha parlato con me. Ma poi lui ti ha vista e ha pensato che fossi io. Ecco perché se n'è andato. Ma quando ho saputo che stavi con lui spacciandoti per me, mi sono vendicata fingendo di essere te e lui si è arrabbiato. Ma non ce l'ha per niente con te, perché ero io che mi fingevo te e che ti fingevi me. Capito? Sì, sì, io ho capito perfettamente. Io invece no. Però adesso non me ne importa più niente. Lisa. Sì, signora Brink. No, signora Brink. Vuole un po' di arsenico liofilizzato, signora Brink. Ti dico che avrò l'albergo per domani, ne sono sicurissimo. Conosco bene la tua situazione. Sì, sì, so perfettamente come stanno le cose. Sì, capisco benissimo. Certo, certo, dopodomani il finanziamento va in fumo, ma non andrà in fumo perché riuscirò a comprare l'albergo. Senti, ho fatto preparare altri progetti, ce li ho in barca. Te li mando via fax, così vedrai con i tuoi occhi che si tratta davvero di altissimi profitti. Ti devo lasciare. Ah, di a zia Vivian che spero guarisca presto dai calcoli. Però è magnifico questo posto. Sì. Ecco, qui ci sono tutti i documenti, sono pronti per essere firmati. Leggeteli molto attentamente e se avete qualche dubbio io sono qui in giro. Jeff. Susan, prima di tutto volevo chiederti scusa per ieri sera. Ho davvero esagerato. No, no. Lo so che per te è difficile dare fiducia a Ray. Non è che io non mi fidi di lui. È soltanto che riguardo a certe cose, basandomi sull'esperienza del passato, io non... E va bene, non mi fido di lui, però soltanto per certe situazioni. Ma per l'albergo non potremo trovare un compratore migliore. Ecco, vedi, ti confesso che quell'uomo mi dà una strana sensazione. Una sensazione? E quale? Beh, io non riesco a definirla con precisione, però credimi, ti assicuro che... Susan, non... anch'io ho una strana sensazione, ed è che se Ray non compra l'albergo, non si accolla a Charlotte Brink e le sue vertenze legali, potremmo perdere non soltanto l'albergo, ma tutto quello che abbiamo. D'accordo, quello che dici è logico, ragionevole e via dicendo, ma... c'è qualcosa che non mi convince, non mi quadra. Beh, non importa. Questo albergo vuol dire molto per me. Ma tengo di più al nostro futuro. Va bene, allora ti chiamo dopo, così magari usciamo un po'. D'accordo. Tesoro, ci sentiamo presto. Va bene, ciao. Megan, cosa c'è? Senti, non dire a nessuno che te l'ho detto, ma io... Ecco, io... Mi sentivo talmente... Io ti domando... Sì, ti chiedo scusa per tutto quello che è successo con te. Ok? Dispiace anche a me. Pace. Pace. Però rivoglio il mio vestito. Davanti. Se ti comporterai bene. Stai ordinando di firmare, è così? No, naturalmente no. Non ti sto ordinando di firmare. Ah. Non ti ordinerei mai di firmare. Ti sto soltanto dicendo che non puoi rifiutarti di firmare. Beh, scusa, ma non vedo la differenza e non mi piace affatto il tuo tono. Susan, ti comporti come una donna illogica, priva di senso pratico e immatura. Immatura? Io sarei immatura? Sì. Chi ha fatto il muso perché si è perso l'Ula Ula Festival? Ma non ho fatto il muso. Chi ha rotto una porta soltanto perché sono rimasta bloccata su una barca? Era una porta vecchia. Se io sono un'immatura, tu sei uno stupido. Ah, ah. Ah sì? E allora tu sei... Lo sei di più! Che cos'è
c'erano quegli urli? Ancora papà e Susan? È per colpa di Ray, un'altra volta. Prima l'ho sentito parlare al telefono. C'è qualche imbroglio in questa storia dell'albergo. Dovremmo scoprire cosa. Sì, ma subito, altrimenti papà e Susan passeranno la luna di miele a divorziare. Attenta! Fa piano! Mi raccomando, eh. Se apriamo una porta diventa violazione di domicilio. Finiscila, non essere così fifona. E abbiamo già dei precedenti, non scordartelo. Ci daranno 5 anni di carcere duro. Ma non ci scopriranno. Forse dovremmo pensarci meglio. Anche secondo me. Coraggio, non ci beccheranno. Andiamo. Guardate, è l'albergo. Sembra bello. Non è possibile, ragazze. Vi dico che ha dei progetti orribili. Campi da tennis, golf, piscina. Con mega scivolo. Accidenti, sono dei bei progetti. Allora deve essere a posto. Andiamo via. Sì, Jessie, devi aver capito male. E questo che cos'è? Sarà l'ennesimo villaggio Redlick. Andiamo. Cosa sono quelle palazzine orribili? Mini appartamenti. E dov'è finito l'albergo? Ci ha fatto il parcheggio. Sbrigati, io scendo sotto coperto. Ciao. Ti dobbiamo parlare. Si tratta di Ray. Ah, sì? Beh, ecco, secondo noi lui non è sincero con te. Ho capito. Avete parlato con Susan, vero? No. L'ho sentito parlare al telefono. Diceva che cosa avrebbe fatto con l'albergo. Come se avesse dei suoi piani. Ma certo che ne ha, tesoro. Il problema è che ha intenzione di demolirlo. Sei sicura? Gli hai sentito dire questo? Beh, non ha detto proprio questo. Allora, scusami, che cosa ti fa pensare che abbia proprio questa idea? Perché visto che tu e Susan avete litigato, noi tre siamo andate... Siete andate... dove? Da nessuna parte. Sei sbagliata. Eravamo preoccupate per te e per Susan. Ho capito, ragazze. Sentite... quando i genitori litigano sembra una tragedia. Ed è passato tanto tempo da quando sentivate me e la mamma. Ma non vi preoccupate, Susan e io risolveremo questo problema. Vi vogliamo bene e tutto si aggiusterà. Ok? Ok. Ok. Ok? Ok. Bel risultato. Se gli dicevamo la verità, gli prendeva un colpo. Sì, ma il sistema onesto di sicuro non ha funzionato. E adesso? Ragazze! Ray! Ray! Oh, ciao ragazze, volevate parlarmi? Ray, Susan e nostro padre purtroppo non vanno d'accordo, forse lo sai. Beh, sì. Non fanno altro che litigare. È veramente un brutto momento per loro. Forse devono stare un po' soli. Lo so che tu vuoi comprare l'albergo e il resto, ma questo è veramente un brutto momento per loro. Grazie. Beh, io non farei mai niente che potesse nuocere a vostro padre e a Susan. Sono in crisi, Susan se ne va. Un affare non è poi così importante. Susan se ne va? Sì, è in camera sua, sta facendo i bagagli. Oh. Beh, ho capito. Certo. Grazie. Allora io...
Scusa, cara, scusa. Allora, io sono contento che vi siate confidate con me e... andrà tutto benissimo, sicuro, sicuro. Rilassatevi, ragazze, rilassatevi. C'è qualcosa che non va? No, niente. Si tratta del mio matrimonio, scusami, ma non ho voglia di parlarne. Oh, certo, ti capisco. Ecco, io devo andarmene via da qui. Ma fino a tarda sera non ci sono voli, però, Au. Beh, aspetta, forse posso aiutarti. Sto per partire anch'io. Vai via con la barca? Certo, devo tornare a Au, posso darti un passaggio. Dio, ma cosa devo fare? Trascinarmi fin là e farlo da sola? Voglio quelle riviste lì, me le porti qui. Signora Brink, le devo parlare seriamente a proposito della causa. Io ho fatto tutto quello che lei mi ha chiesto e voglio sapere una cosa subito. Vuole fare causa a mio padre? Signorina, sto cercando di concentrarmi sulla disposizione dei mobili più tardi. Non mi interessa, signora Brink. Interessa a me, vogliamo rimetterci al lavoro, cara? No. Ho capito bene, lei ha detto no. Sì, ho detto no. E non sposterò altre poltrone, altri tavolini, né le porterò altri bicchieri d'acqua finché non mi darà una risposta definitiva, sì o no. Vuole fare causa o no a mio padre? Oh, ho ritirato quella denuncia tempo fa. Davvero? Certo. La cosa per me ha perso d'interesse quando è apparso ovvio che avrei vinto senza sforzo. Ah, oh, signora Brink, no, ferma dove sei. Scendi dal mio letto e rimettiti al lavoro. Quell'espressione ebete sul viso mi ricorda quello sprovveduto di tuo padre. Abbiamo già perso abbastanza tempo. Dunque, la poltrona va messa accanto alle scale e al posto della poltrona il tavolino. Tesoro mio. Papà! Bene, glielo dirò molto semplicemente, esplicitamente ed educatamente. Fuori! Lei non può buttarmi fuori, signor Wyatt. Signora Brink, ci sono un sacco di cose che non posso fare. Papà, stai... Alt! Ma finché sarò il proprietario di questa gabbia di matti, posso cacciarla via. Lei è un'ingrata, prepotente e presuntuosa. Papà, sta a sentire, non capisci? 5 minuti, signora Brink. E posso sapere cosa succederà fra 5 minuti? Chiamerò la polizia e la farò buttare fuori a pedate. Lei deve essere il più incapace dei proprietari d'albergo di questa terra. Vede, quando questo posto lo dirigeva sua zia, c'era stile, un servizio di gran classe ed era silenzioso. Beh, se lei è convinta di poterlo dirigere meglio, signora Brink, perché non se lo compra, allora? Va bene. Così potrà buttarla fuori. Bene. E mi dica un po', come pensa di fare? Comprando questo albergo, signor Wyatt, o non l'ha afferrato? E la causa per danni? Signor Wyatt, sua figlia è stata per me una straordinaria compagnia e si è fatta perdonare l'incompetenza di suo padre. Grazie a lei ho già ritirato la denuncia. E comprerò questo albergo. E firmerà un contratto in cui si dice che non lo demolirà né lo modificherà? La sola cosa che vorrei modificare è lei. Buongiorno. Ho detto buongiorno. Buongiorno. Ah, Jack. Jack, hai visto Susan? È partita? È partita. È partita con quel tuo amico che ha la barca. Ma certo che le piace parecchio il mare aperto. Sai, adoro la ragosta. Io la trovo favolosa. Ti va il dessert? No, non ancora. Ray, non so come ringraziarti per l'aiuto che mi hai dato. Beh... devo essere sincero con te, i miei motivi non sono del tutto disinteressati, Susan. Quando voglio qualcosa, non mi fermo finché non la ottengo. Dunque, Jeffrey ha già firmato, devo ammettere che sa riconoscere una buona offerta quando gliela fanno. Se tu volessi dargli un'occhiata, rifletterci e magari firmare? Prenditi Wendy Burkenbeck, prenditi pure il mio albergo se vuoi, ma mia moglie non te la prenderai mai. Pronto? Ray, lo so che Susan è lì. Beh, certo che è qui. Senti, ho bisogno di parlare con lei, perciò passamela. Sta appunto finendo di firmare il contratto. Non mi importa niente del contratto, passamela e basta, d'accordo?
Ha consentito a vendermi l'albergo, non è fantastico? Sta a sentire, noi non ti vendiamo l'albergo. Arrivi tardi, Jeffy. Senti. Detesto venire chiamato Jeffy. Io mi chiamo Jeffrey, eventualmente Jeff, non mi chiamo Jeffy. E ti odio per come ti sei comportato con Wendy, non te l'ho mai perdonato. E adesso ti odio per come ti sei comportato con Susan. Non ti venderemo l'albergo, perciò passami mia moglie, immediatamente. È chiaro? Una bellissima sparata, Jeffy. Tua moglie ha appena firmato. E quella è l'ultima copia? Sì. Bene, tieni, tuo marito vorrebbe parlarti. Oh. Pronto, Bill? No, stai parlando con tuo marito, Jeffrey. Tesoro, Jeffrey, ascoltami. Jeffrey, ma come sei ancora qui? Jeffrey. Scusa, ti prego. Jeffrey, lo so che abbiamo cominciato col piede sbagliato. Che eri partito. Ma io non ti voglio perdere e credo che neanche tu voglia perdere me. Ero in preda al panico, credevo fossi partito. Susan, ti prego, sto cercando di parlare con Susan. Cosa? Jeffrey, io sono Sharon. Sharon? Chi? Susan. Sharon, che ci fai sulla barca di Ray? Sharon è sulla barca di Ray. Come sarebbe Sharon? Credevo che ci fossi tu sulla barca di Ray. Come facevo a stare su quella barca? Stavo cercando te. Tu stavi cercando me? Sì! No, ma io non... Le ragazze avevano detto che eri furioso, che eri partito. Le ragazze? Oh, no, Jeffrey. Tesoro, no. Credevo che te ne fossi andato, credevo che mi avessi lasciata. No. Davvero non sei Susan? Davvero non sono Susan. Ma è ridicolo. Ridicolo! No, è genetica. Ciao a tutti e due. Buona luna di miele. Ciao. Credo che adesso prenderò il dessert. Le ragazze ti hanno detto che ero partito. Sì, hanno detto aspetta, che eri partito. Aspetta un momento, io voglio vederci vero. Chiaro. Ragazze! Sì, papà? Che succede? Hai chiamato? Ma tu guarda. Le Jeffrey's Angels. Allora, cominciamo dal principio. Ho sentito Ray al telefono dire che l'affare rischiava di sfumare e che aveva bisogno subito della tua firma. E così l'abbiamo tenuto impegnato finché il tempo non gli è scaduto. Già, però non sapevamo che papà se la sarebbe presa con la signora Brink insultandola e offendendola. No, se avessimo saputo che l'avrebbe fatto ci saremmo risparmiate la già, fatica. Ma è finita. Beh, spero bene. Che voi tre riuscirete finalmente a divertirvi un pochino adesso. Già, ci dispiace soltanto che voi due dobbiate partire. No, lo so, però siete tanto brave e ve la caverete. Non è vero che sono tanto brave? No, bravissime. L'albergo è il mano vostra. Tanto torniamo presto. Ma guarda un po' là, accidenti. Siete state voi, ragazze. Salve. Che pensiero gentile. Ciao, grazie. Mi raccomando, grazie. Siate brave. Finalmente andate in luna di miele. Siete buone. Ciao, prendete troppo sole. Ci mancherete tanto. Andiamo? Ciao, ragazze. Ciao. Non vi preoccupate, staremo buone. Ma certo, ne sono più che sicura. Scriveteci una cartolina. Dunque, signor Schutz, qual è il suo nuovo motto d'ora in avanti? C'è sempre qualcosa da fare. Eccellente. Non me lo meritavo, Jeffrey. Cambiare gestione ti farà bene.
Finalmente! È scioccante vedervi tutte insieme. Beh, devo ammettere che siete un vero spettacolo. Ma fate girare la testa. Gliela faranno girare per le prossime 2 settimane. Buon divertimento! Che cosa? Niente da fare. Non direi sul serio. Susan, non ricordi il libro? Questo potrebbe pregiudicare i nostri rapporti. Oramai non c'è più pericolo, secondo me. Non credi, Jeffrey? Ma certo. Baci baci, ragazze. Divertitevi. Ciao. Ciao. Arrivederci. Allora, ragazze, chi sarebbero questi 2 ciondoloni per di tempo? Non voglio ragazzi a ciondolare nel mio albergo. E a parte questo, non avrete tempo per i ragazzi. Ho visto quello che voi 3 sapete fare quando fate finta di essere una. Ma adesso invece voglio vedere cosa sapete fare quando siete in 3. Dunque, ora cominceremo con lo spostare tutto il mobilio del piano inferiore e poi passeremo alla cucina. Andiamo! Voglio che una di voi vuoti i bidoni dell'immondizia. Un'altra può fare i piatti. Jessica, cara, le toilette sono un vero disastro.